Buonasera, ben ritrovati, ci siamo, tutto è pronto per la 14ª puntata di Pane, Amore e Fidelis, puntata ricca perché dobbiamo parlare di due gare della Fidelis, quella disputata in frasettimanale contro la Juve Stabia, conclusasi vittoriosamente per l'Andria, e poi quella del turno di sabato con il pareggio di Reggio Calabria contro la Reggina. Parleremo di queste due partite, ma parleremo tanto anche della prossima, l'attesissimo derby con il Lecce, con i nostri ospiti che vado subito a presentarvi. E finalmente tornato a trovarci Daniel Onescu. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. E con Daniel c'è come sempre Francesco Martucci, pronto a Buonasera. deliziarci con le sue copertine e con i suoi servizi. E nell'angolo riservato ai tifosi un altro gradito ritorno, quello di Felice. Buonasera a tutti. E allora siamo pronti per partire, per analizzare questo momento della Fidelis che dura da 10 partite, 10 risultati utili consecutivi, l'ultimo il pareggio di Reggio Calabria con la Reggina, ma prima c'era stata la splendida vittoria con l'ex capolista Juve Stabia. Daniel, davvero un gran bel momento per la Fidelis. Sì, è un ottimo momento per noi, speriamo di continuare così il più a lungo possibile. Potevamo ipotizzare un bottino di 4 punti come diciamo obiettivo importante per queste due partite. Forse si pensava ad un pareggio con la Juve Stabia ed una possibile vittoria con la Reggina guardando alla classifica, invece è successo il contrario. L'Andria ancora una volta ha messo sotto una delle grandi del campionato, la Juve Stabia. Sì, diciamo che siamo bravi a pensare partita per partita, quindi dopo i 3 punti ottenuti con la Juve Stabia magari volevamo vincere anche a Reggio, solo che per come è andata la partita secondo me è giusto anche il pareggio perché, per quello visto in campo. Ma pensi che nella seconda partita, parlo della seconda fra quelle che stiamo analizzando, abbia inciso in maniera particolare l'impegno precedente, lo sforzo psicofisico fatto contro la Juve Stabia? No, secondo me no, perché anche loro comunque avevano giocato, però siamo andati in un campo difficile contro una squadra, nonostante sia una squadra in difficoltà, però ha espresso un buon calcio, diciamo, sono stati molto aggressivi, quindi alla fine il pareggio per quanto visto in campo va bene. E allora adesso andiamo da Francesco per la consueta copertina, ma diciamo ai nostri amici a casa di tenersi pronto perché fra un po' faremo anche un collegamento telefonico con Giancarlo Favarin per conoscere un po' la sua opinione su questo momento della Fidelis. Francesco, i temi di questa copertina. E allora, nella copertina montata come al solito da Gianni Monterisi abbiamo analizzato il buon momento della Fidelis, una Fidelis che io definisco squadra operaia e naturalmente si tratta di un complimento. Questo momento che è iniziato, come dicevi tu Peppino, 10 partite fa e che ha avuto un seguito nell'ultima settimana con la bella vittoria contro la Juve Stabia e il pareggio un po' meno bello, un po' meno esaltante contro la Reggina. Adesso ci sono due partite molto importanti, molto sentite dai tifosi, due derby, quello con il Lecce sabato e quello con il Foggia giovedì prossimo e abbiamo parlato anche di questo nella copertina, che prego la regia di mandare in onda.
La classe operaia va in paradiso. Il titolo del celebre film diretto da Elio Petri e interpretato da Gian Maria Volonté riassume al meglio l'indole della Fidelis. E poco importa cosa si intenda per paradiso, se una comoda salvezza o un posto al sole dei playoff. In fondo, con gli spareggi promozione allargati a 10 formazioni, i due traguardi quasi coincidono. Ciò che conta è arrivarci in paradiso e la classifica attuale risulta pienamente in linea con le aspirazioni andriesi. La strada l'ha indicata da tempo Giancarlo Favarin, scegliendo di affidarsi alla classe operaia, appunto, a un collettivo cioè che fa dell'assoluta concentrazione e del duro lavoro la propria cifra distintiva, proprio come l'operaio impersonato da Volonté. Perché io mi concentro? Io sono concentrato, sono concentrato! Visto che dobbiamo lavorare, lavoriamo, no? Senza tante storie. Capito? Lavora senza tante storie. Sì, sì, sì. Pure nella catena di montaggio biancazzurra figurano personaggi simili. Un esempio lampante? Daniel Onescu, motorino instancabile del centrocampo, anzi a tutto campo. Oltre che da mezzala, lo abbiamo visto agire da esterno, proporsi in attacco, non a caso il miglior marcatore stagionale della squadra, e, contro i fondi, calarsi con disinvoltura persino nel ruolo di difensore. Autentico uomo ovunque, ora non gli resta che rimpiazzare Poluzzi tra i pali. Occhio Giacomo, questo ti fa le scarpe. Scherzi a parte, il jolly rumeno incarna perfettamente lo spirito di sacrificio richiesto dall'allenatore, uno spirito condiviso con le altre pedine inamovibili dello scacchiere favariniano, dallo stesso Poluzzi a Piccinni, passando per Aia, Rada, Tartaglia. È così che la Fidelis ha messo in riga corazzate quali Matera e Juve Stabia, è così che ha messo in fila 10 gare senza sconfitte, è così che ha messo insieme 26 punti in classifica ed è così che ha messo a posto la difesa, adesso tra le migliori del torneo con soli 15 gol subiti. Niente scacco alla regina, invece, due giorni fa. Vabbè, può capitare una piccola mossa falsa nel bel mezzo del fitto calendario di dicembrino. A proposito, i prossimi due appuntamenti ravvicinati tra le mura amiche, sabato con Lecce e giovedì col Foggia, sono roba da pensiero fisso, per usare uno slogan caro ai tifosi. Sarà anche roba da uno fisso? Staremo a vedere. Intanto, parafrasando un noto aforisma, ci limitiamo a dire che la strada per il paradiso è lastricata di buone intenzioni, ma serve una squadra di bravi operai per renderla praticabile. Bene, ringraziamo Francesco Martucci per la sua copertina dove ti ha dato un po' di spunti da affrontare durante la trasmissione. Daniel, abbiamo rivisto una tua esultanza particolare, quella di un motorino. Ci eravamo chiesti ma perché di quella esultanza, spiegacela un po'. Ti abbiamo invitato apposta, Daniel, perché è un dubbio che ci portiamo dietro da diverse settimane. Era un'esultanza che è venuta così spontanea. Dovevo andare a prendere un mio amico Emilio, però non son più arrivato. Il motorino si era ingolfato. D'accordo. E allora, noi abbiamo in collegamento l'allenatore della Fidelis Sandia, Giancarlo Favarin, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buonasera mister. Buonasera Ernesto. Allora, commentiamo un po' il momento dell'Andria. Dicevamo prima di questi 4 punti raccolti fra Juve Stabia e Regina, possiamo definirlo un ottimo bottino, anche se un po' diciamo di rammarico per il pareggio di Reggio Calabria è rimasto. Ma diciamo che il momento è un po' più lungo rispetto alle ultime due partite. È vero che Juve Stabia e Regina sono quelle più vicine a noi, però diciamo che sono le due che non avevamo ancora commentato, ecco perché ci siamo soffermati. Sì, no, ma io dicevo anche perché si viene, secondo me, prima di queste due da una vittoria importantissima come quella di Fondi, dove la squadra ha dimostrato carattere, personalità, sotto di un gol ha vinto la partita la grande, e da lì è partita un pochino anche, secondo me, la preparazione della partita successiva con la Juve Stabia, dove il risultato di Fondi ci ha dato, tra virgolette, un po' di tranquillità di affrontare comunque sia una squadra, una corazzata come la Juve Stabia, diciamo tra virgolette senza grossi patemi d'animo per quanto riguarda il risultato.
È vero che noi praticamente abbiamo affrontato questa partita con la Juve Stabia con la mentalità giusta, con la convinzione di giocarsela alla pari con loro, con la personalità di affrontare una squadra con grandi mezzi tecnici senza dargli respiro. Praticamente li abbiamo azzannati al primo minuto e li abbiamo lasciati al 90°. Penso che solo così potevamo vincere come abbiamo vinto, e questo è un grande merito dei giocatori, perché insomma fare una partita del genere ci ha sicuramente tolto grandi energie, perché poi dopo, come abbiamo visto un pochino a Reggio Calabria, un po' anche complice la regina, forse noi abbiamo pagato un pochino questo grande sforzo psicofisico fatto il martedì con la Juve Stabia, anche se per noi giocare contro una squadra che fa la partita o che perlomeno cerca di giocarsela a viso aperto è un pochino più facile giocare. La regina, tra virgolette, si è preoccupata di noi, perché ci ha tolto un pochino lo spazio sulle corsie, ci ha tolto un pochino la profondità, e comunque sia non è stata una grandissima partita, però devo dire che delle due squadre quella che poteva vincere e che meritava di vincere forse eravamo noi, per quello che è stato creato. Non tantissimo, però abbiamo avuto sicuramente le due o tre situazioni da poter sfruttare meglio. Però diciamo che in fondo i 7 punti in queste 3 partite sono punti importanti. Importanti. Mister, intanto prego Luigi in regia di mettermi in sovrapposizione la classifica del campionato che abbiamo già visto in precedenza. La stiamo vedendo in questo momento. Allora, se io fossi, diciamo, un osservatore esterno al campionato, leggendo la classifica, la leggo dall'alto e vedo Lecce da affrontare, Matera battuto, Juve Stabia battuta, Foggia sconfitta quasi, ma con una grossa partita a Padellandia, Cosenza battuta. Guardo sotto e vedo Catanzaro all'ultimo posto, Andria sconfitta, Vibonese pareggio in casa, Messina pareggio, Regina pareggio, Acragas pareggio. Cosa c'è di strano in questa Fidelis? Ma è un po' come si diceva prima, c'è che le partite giocate con le squadre, diciamo, da metà classifica in giù sono partite diverse, anche loro stanno attenti a non perdere, a non prenderle. È chiaro che giocano con più agonismo, che giocano con più tatticismo, mentre le squadre menzionate in precedenza sono squadre che vengono per fare il risultato pieno. Noi chiaramente ci esaltiamo, perlomeno fino adesso ci siamo esaltati contro queste grosse squadre, e in casa specialmente, anche con l'aiuto del pubblico che per noi è una grande spinta, riusciamo a fare le prestazioni migliori. Sicuramente noi dobbiamo cercare anche di migliorare, soprattutto contro le squadre che stavi dicendo prima, perché se vogliamo alzare un pochino l'asticella e sognare qualcosina in più, non dobbiamo più permetterci di perdere punti con queste squadre, perché se no altrimenti saremo sempre la squadra che fa una domenica bene, una domenica così e così, e non abbiamo continuità. Invece sono convinto che se troviamo continuità proprio con queste squadre possiamo dire la nostra fino in fondo, che poi la classifica sta delineata come in fin dei conti abbiamo sempre detto, tolte le prime 3 o 4 che si giocheranno l'accesso in Serie B, le altre squadre ce la giocheranno fino in fondo, e per come stiamo facendo adesso, per come sta la squadra, per la convinzione che ha acquisito in queste partite, io sono molto fiducioso e me la gioco contro tutti, senza considerare che quelle sopra di noi con noi hanno fatto veramente poco, hanno raccattato pochi punti, quindi è di buon auspicio. Un'ultima domanda, anticipiamo i temi che tratteremo abbondantemente nella seconda parte. Ecco, la prossima partita sabato, la capolista Lecce, in base ai ragionamenti fatti finora, insomma, quasi quasi è meglio giocare con il Lecce che con la Regina, ma non credo che sia proprio esattamente così. Beh, penso anch'io. Invece, secondo me, sarà una squadra molto più difficile delle squadre che sono venute qua, anche perché prima di tutto
conoscendo un po' l'allenatore, conoscendo diversi giocatori di loro, avranno secondo me imparato la lezione, ci avranno visto giocare, e penso che da squadra di categoria, forse più delle altre, con l'allenatore che forse conosce il campionato meglio di altri, ci dobbiamo aspettare forse una partita diversa rispetto a quelle che hanno fatto Matera o che avevano fatto la Juve Stabia o il Cosenza. Ci aspettarci una partita difficile, perché ovviamente questi poi sono giocatori eccezionali e non gli puoi concedere niente, però io sono convinto che un pochino di preoccupazione ce l'hanno anche loro. Noi da questo punto di vista siamo sereni, perché so che noi andremo in campo e daremo il 150%. Se loro ci stanno dentro, vuol dire che sono più bravi di noi. Però io ripeto, non per presunzione, ma comunque io penso che qualche preoccupazione ce l'ha il Lecce a venire a giocare ad Andria, non certamente noi ad aspettare il Lecce. Bene, ringraziamo Giancarlo Favarin per la sua consueta disponibilità. Una buona serata. Noi grazie, intanto Peppino, buona serata a voi. Noi proseguiamo con la nostra trasmissione. Daniel, ritorniamo un po' a quello che è successo, poi naturalmente parleremo di quello che succederà. La partita di Reggio, abbiamo detto, è stata comunque una partita abbastanza equilibrata, non ci sono state grosse occasioni né da una parte né dall'altra, eppure l'Andria ha avuto la grossa opportunità per, fra virgolette, rubacchiarla, cioè all'ultimo secondo, una grossa occasione generata proprio da un tuo assist, se non ricordo male, per Cruz. Come l'hai vista quella azione in quel momento, con Cruz che sembrava praticamente lì ad un passo dalla porta? Ma era verso la fine partita, cercavamo di tenere palla più lontana possibile dalla nostra porta, magari cercando di creare qualche pericolo. Sono riuscito a fare un buon cross, poi Sergio si è ritrovato in mezzo a due difensori, non era facile. Sarebbe stato bello vincerla così, però va bene lo stesso. È stata una partita diciamo equilibrata, ma soprattutto senza tante occasioni da gol. Ma credo che la cosa che più ha contraddistinto questa partita sono stati tanti errori di misura da una parte e dall'altra, abbastanza insoliti. Determinati da che cosa, secondo te? Ma è stata una partita molto combattuta, soprattutto a centrocampo. Il campo non era in perfette condizioni, quindi magari poteva incidere anche questo. E poi né noi né loro siamo riusciti a fare il possesso palo, niente, magari facevamo più lanci lunghi del solito. Secondo me per questo loro erano aggressivi, noi anche, quindi non ci fidavamo né noi né loro a fare possesso. Forse è stato per questo. Un primo intervento da parte di Felice. Sì, io volevo chiedere, alla luce di quelle che sono, diciamo, gli ultimi ottimi risultati avuti sul campo, secondo te questa squadra può avere dei margini di miglioramento, soprattutto per mettere in condizione gli attaccanti a riuscire finalmente a segnare, insomma, dove manca proprio il gol dell'attaccante, diciamo? Ma secondo me margini di miglioramento ci sono sempre, noi lavoriamo tutte le settimane per migliorare il gioco, ma soprattutto i risultati, e secondo me continueremo a migliorare. Daniel, parliamo un po' di te. Seconda stagione alla Fidelis Andria, è sempre difficile confermarsi, tu avevi fatto un grosso campionato lo scorso anno, ti stai ripetendo su livelli di eccellenza, fra l'altro dimostrando una estrema duttilità, la possibilità di essere schierato in più ruoli, hai fatto anche il difensore centrale, quindi insomma ormai ti manca soltanto il ruolo del portiere per completare tutto il giro, speriamo non ti capiti. Speriamo non ci sia bisogno. Non ci sia bisogno. Ma se ci fosse bisogno, cioè della serie, viene espulso il portiere. No, speriamo di no, lasciamo la speriamo di no. Ma tu saresti pronto eventualmente ad andare in porta? Sì, però speriamo di no. Magari sul 3-0 per l'Andria, sai, ultimi minuti, si può anche provare, giusto per la statistica. Ma dicevamo, confermarsi è difficile, tu ti stai confermando. L'area di Andria ti fa bene? Ma sicuramente sì, poi quando hai la fiducia dell'ambiente, stai bene in un posto, diciamo le cose sono più facili.
giochi in una buona squadra, quindi dai, è tutto più facile. E cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? Se è cambiato qualcosa? Ma sono cambiati tanti ragazzi rispetto all'anno scorso, però diciamo che l'under, il cuore della Fidelis, è sempre lo stesso. Onescu avrà sicuramente un sogno nel cassetto. Qual è il sogno nel cassetto di Daniel Onescu? Il sogno fin da piccolo era quello di giocare col nome sulla maglietta. Quest'anno l'hanno messo in Lega Pro, quindi diciamo che devo trovarne un altro. Devi trovarne un altro, quindi diciamo era abbinato alla possibilità di fare il salto di categoria, che però insomma ci credi ancora, visto che sei ancora molto giovane? Sì, io ci crederò sempre a questa cosa, però se viene bene, se no sono contento lo stesso. Che ne pensi del campionato che sta facendo in Serie B il tuo ex compagno di reparto Dimitri Bisoli? Sta facendo un grosso campionato anche al Brescia, possiamo dire che ce l'aspettavamo? Sì, io sicuramente, perché magari conoscendolo tutti i giorni ero sicuro di questo, e sono sicuro che prossimamente magari andrà ancora più in su, perché oltre ad essere un bravissimo ragazzo è un giocatore molto forte. Francesco, una tua prima curiosità per Daniel? Sì, sto leggendo un po' il curriculum di Daniel, vedo esperienze a Belluno, Rimini, Grosseto. Qual è quella che ti ha formato maggiormente prima di arrivare ad Andria? Ma sicuramente Rimini, avendo fatto la Serie D e avendola vinta, dopo ho fatto i primi 2 anni di Lega Pro, di Serie C all'epoca, quindi secondo me è Rimini dove sono cresciuto di più. E a proposito di Rimini, lo ricordiamo, tu eri allenato a Rimini da Luca D'Angelo, che ti ha voluto e hai ritrovato qui ad Andria lo scorso anno. E a questo proposito ti chiedo, ti aspettavi le ultime difficoltà di D'Angelo al Bassano? Una squadra molto forte, l'abbiamo affrontata in Coppa, però sono partiti forte, magari un momento così di riflessione ci sta, però spero che si riprendano presto. Tu parlavi prima di margini di miglioramento per questa Fidelis, in che cosa può migliorare soprattutto secondo te? In tutto, nel gioco, nella fase di possesso palla. Adesso ultimamente in difesa ci siamo organizzati un po', quindi stiamo subendo meno gol, però soprattutto nella fase di possesso e magari fase realizzativa. Il nucleo portante della squadra è ancora quello dello scorso anno. Dei nuovi, chi ti ha colpito in particolare? Ti ha dato l'impressione di avere davvero grossi margini in prospettiva? Secondo me uno dei giocatori più sottovalutati è Volpicelli, che ha sempre fatto la Serie D, quest'anno il primo anno di Lega Pro, sta avendo magari qualche difficoltà anche dovuta agli infortuni che ha avuto, però è il ragazzo che mi ha impressionato di più. Francesco, ancora qualche cosa che abbiamo dal web? No, più che dal web vorrei fare una domanda sulle squadre che avete affrontato finora. Qual è quella che ti ha maggiormente impressionato? Ma non mi riferisco solo a quelle di alta classifica, perché ci sono squadre, come dicevamo prima, che vi hanno messo in difficoltà pur essendo dietro in classifica. Quella che mi ha impressionato di più, diciamo, è il Matera. Nonostante abbiamo fatto noi la partita perfetta e sono usciti sconfitti, però hanno secondo me un ottimo gioco, vedendo anche i video delle partite precedenti alla nostra, è la squadra fino ad ora. Adesso vedremo il Lecce, però secondo me è la squadra con più potenziale. E al contrario di quelle che hai affrontato di bassa classifica, chi pensavi potesse essere in una posizione diversa, che magari ti aveva fatto un'impressione maggiore vista sul campo, che invece poi in classifica è abbastanza messa male? Per come ha giocato contro di noi il Catanzaro, magari più per demerito nostro che per merito loro, però sicuramente non me la sarei aspettata in questa zona di classifica. E a proposito di Catanzaro, un'altra curiosità ce la dobbiamo togliere. È una squadra che ti ha inseguito prima dell'inizio del campionato, anzi a Catanzaro davano quasi per certo il tuo trasferimento a Catanzaro. Penso che ti sia andato bene, insomma, alla fine. Sì, c'era questa voce, c'erano stati dei contatti, però io comunque avevo un altro anno con l'Andria e niente, c'era stato un interessamento, diciamo.
A fine anno il tuo rapporto con l'Andria finisce o è in atto un dialogo per prolungare ancora? No, ancora non è stato reso noto alla stampa, però ho già rinnovato per altri due anni altri con l'Andria, anni, quindi, quindi questo e altri due anni sono dell'Andria. E questa, diciamo, penso che sia una notizia che farà estremo piacere. Anche perché ce lo chiedevano in diversi da casa stanno arrivando tanti complimenti per Daniel, c'è chi ti definisce il pendolino della Fidelis, ricordando un po' il soprannome di Cafu quando giocava nella Roma. Però stanno arrivando anche messaggi un po' preoccupati da, da parte di qualcuno che magari teme che tu possa andare via. No, è già da, un po' che ho rinnovato, non è stato reso noto, però ho già rinnovato da un po'. Cioè, a dimostrazione, insomma, che comunque al di là della squadra ti stai trovando bene qui ad Andria, anche dal punto di vista dell'ambiente, del modo di vivere, insomma, perché ti sei abbastanza ben integrato? Sì, io qui sto molto bene, anche mia figlia sta crescendo qui, quindi sono molto contento del posto. Prospettive a parte, ritorniamo a parlare del campionato che si sta svolgendo, che è quello che alla fine interessa in particolare i nostri amici a casa. Un finale di stagione, davvero un finale di anno solare, meglio ancora, davvero molto forte, insomma, rapida successione, Lecce, Foggia, Catania, dopo aver affrontato nell'ultimo periodo anche Matera, Juve Stabia, quindi insomma davvero un altro... un'altra serie di banchi di prova molto molto importanti per chiudere in bellezza il 2016. Sì, un po' di tempo fa quando magari guardavi il calendario si presentava un dicembre da incubo, per adesso è andato molto bene, noi ce la metteremo tutta per continuare così anche nelle ultime tre partite. A Reggio Calabria l'Andria ha messo in mostra anche forse un po' di stanchezza per i tanti impegni ravvicinati, l'avete avvertita o è soltanto un aspetto a volte psicologico? No, secondo me è più un aspetto psicologico, perché ti ripeto, hanno giocato anche loro il mercoledì prima e magari dopo aver vinto due partite e trovi un avversario così aggressivo, alla fine per come è andato il pareggio ci stava. Ritorniamo un attimo, facciamo un attimo un altro passo indietro e parliamo della partita con la Juve Stabia che abbiamo analizzato poco, ma siccome si è giocato di martedì non abbiamo avuto la possibilità di parlarne nel nostro salotto. E, credo anche quella una delle partite in cui l'Andria ha interpretato la gara alla perfezione, però questa volta c'era un ingranaggio che non ha funzionato alla perfezione e questa volta era l'Andria che rischiava di essere punita al primissimo errore. Parlo del gol del pareggio, del momentaneo pareggio della Juve Stabia. In quel momento non hai avuto la sensazione di una possibile beffa? Ma sicuramente al minimo errore contro le prime squadre della classifica ci sta che ti facciano gol. Per questo cerchiamo di sbagliare il meno possibile, magari altre squadre hanno bisogno di due o tre occasioni, invece loro alla prima possono farti gol come hanno fatto. E lo stiamo vedendo in questo momento. Una volta subito il gol, no, perché comunque giocavamo in casa, abbiamo detto proviamo se riusciamo a farne un altro. Ed era proprio quello che volevo chiederti, perché in questo caso, giocando contro la capolista e comunque dopo essere stati rimontati, magari ci si poteva aspettare anche un'Andria più guardinga a difesa dell'1-1, diciamo, almeno portiamo via il pareggio che è sempre molto importante come contro la prima della classe. Invece l'Andria è ripartita, ha avuto anche, diciamo, il vantaggio di un errore grossolano difensivo da parte della Juve Stabia, però insomma l'Andria ha continuato ad attaccare. Sì, anche perché quando giochiamo sinceramente non pensiamo giochiamo contro la prima non o contro l'ultima. Non siete una squadra che si sa gestire. Una volta in campo no, noi soprattutto in casa proviamo a fare gol, comunque a vincere, poi ci stanno le volte che riesci o magari le volte, ricordo il Monopoli che non riesce, ne prendi un altro.
e dipende da partita a partita. Bene, siamo arrivati alla fine della prima parte di Pane e Amore. E Fidelis, diamo la linea alla pubblicità, ricordandovi però di rimanere con noi, perché abbiamo una seconda parte molto ricca di spunti che ci proietteranno verso il derby con il Lecce. Linea alla pubblicità. Seconda parte di Pane e Amore Fidelis, noi intanto ci siamo ricaricati grazie all'amico Francesco Montereale e alla sua pasticceria, siamo pronti per trattare i temi tipici della seconda parte, cioè le vostre domande da casa, le domande di Felice in rappresentanza dei tifosi e poi parleremo tanto della partita del derbissimo con il Lecce. Allora Francesco, comincia subito. Sì, comincerei però prima da una comunicazione di servizio per i tifosi, arriva dal Givova, uno degli sponsor della Fidelis, che invita appunto i tifosi ad accorrere presso lo store ufficiale della Fidelis Givova nel centro commerciale Mongolfiera di Andria, dove ci sono tantissimi dei regali per il tifoso della Fidelis, tantissimi gadgets per uomo, donna, bambino, tutti marchiati Fidelis. Detto questo, passiamo alle domande da casa e cominciamo da quella di Francesco per Daniel. Allora Daniel, Francesco vorrebbe sapere, dopo questo Tour de Force di dicembre, no, con un calendario particolarmente fitto di impegni, vi aspetta un lungo periodo di sosta, quasi un mese praticamente, che si protrarrà per buona parte di gennaio. E sarà un problema oppure può essere un vantaggio e vi permetterà di ricaricare un po' le batterie? No, secondo me è giusto ricaricare un po' le batterie dopo tante partite. Poi le prime partite dopo le feste sono sempre un'incognita. Però secondo me fa bene la sosta. E a questo proposito, fra i cambiamenti dallo scorso anno a quest'anno, annoveriamo anche il cambio del preparatore atletico. È cambiato qualcosa per voi nel modo di lavorare o state seguendo più o meno la stessa tipologia di lavoro? No, magari i lavori sono diversi, però il risultato più o meno è sempre lo stesso. L'anno scorso più volte insomma gli amici a casa ci hanno tempestato di domande sul fatto che le squadre di D'Angelo avessero già avuto in passato un calo nella seconda parte del campionato e un po' si è registrato anche nel nostro dello scorso anno, nel campionato della Fidelis dello scorso anno. Quest'anno invece? Ma secondo me va in base ai risultati. L'anno scorso le prime giornate avevano sempre vinto e quest'anno invece è successo l'incontrario. Secondo me va in base ai risultati. Francesco? A questo proposito c'è una domanda da parte di un altro Francesco che ti chiede, Daniel, che differenze ci sono tra il 3-5-2 di D'Angelo e il 3-5-2 che state adottando con Favarin, soprattutto per quanto riguarda il tuo ruolo? Beh, il mio ruolo più o meno è lo stesso, mezzala di corsa, inserimento e così. Forse l'anno scorso i quinti erano leggermente più offensivi, però più o meno è la stessa cosa. Felice, visto che siamo quasi alla vigilia della campagna acquisti, no? Secondo te in che settore o in che zona del campo dovrebbe, diciamo, la società intervenire per poter magari migliorare un po' alcune defaillance che si sono avute all'inizio del campionato oppure che si presentano durante le partite, no? Beh, questo non si può dire perché ci sono stati degli infortuni, come per esempio a Fondi ho giocato difensore, non per mancanza di giocatori ma per infortuni e squalifiche. Secondo me siamo 25-26 ragazzi, quindi come numero siamo completi. Poi bisognerà vedere la società se magari qualche ragazzo che so, magari vuole cambiare o così, sostituirlo, se no, anche perché c'è la lista degli over, mi sa che la lista è piena, quindi dipende anche da quello. Certo che il cambio di modulo un po' ha finito per penalizzare qualche giocatore
presente attualmente in organico, che magari era stato acquistato soprattutto per giocare con il 4-2-3-1? Sì, questo sicuramente, però come abbiamo visto sono tutti ragazzi che si sono adattati. Chi magari al posto di fare l'esterno fa la punta, chi fa la mezzala, si sono adattati. Francesco. Sì, riallacciandomi proprio a questo discorso, chiederei a Daniel, all'inizio stagione avete incontrato qualche difficoltà, poi col cambio di modulo le cose sono andate a posto. Era solo una questione di modulo o c'era qualcos'altro? Ti suggerisco io qualcos'altro, il rientro di Poluzzi può aver influito in positivo sui vostri miglioramenti, ha dato probabilmente tranquillità e sicurezza alla difesa. Beh, sicuramente Giacomo quando gioca ci trasmette a tutti più sicurezza, però anche Cigli e Pop quando hanno giocato c'è stato solo un piccolo errore, però comunque partita ormai andata, diciamo, quindi hanno fatto bene anche loro. Secondo me è stato più un fatto di conoscenza e di caratteristiche, magari cambiando modulo tanti si sono trovati meglio. Daniel, tu sei stato nostro ospite un paio di volte lo scorso anno, quindi sai bene che a questo punto della trasmissione c'è una rubrica di Francesco ben precisa, te lo ricordi? Mi piace o non mi piace? E allora, andiamo subito con i ci piace e non ci piace. Il blocco difensivo ci piace, i numeri non mentono. Con appena 15 gol al passivo, la Fidelis vanta la seconda difesa meno battuta del torneo, insieme a Matera e Juve Stabia, meglio solo il Catania con 12. Anche a Reggio Calabria, la linea 3 composta da Aia, Rada e Colella, integrata sugli esterni da Tartaglia e Tito, non lascia che le briciole agli avversari, e quelle briciole le spazza via Poluzzi. Fal. Non ci piace. Favarin decide di scongelarlo per sopperire all'assenza di Cianci, infortunato dell'ultima ora. L'operazione rilancio però non va a buon fine, come lo stesso allenatore riconosce nel cuore della ripresa allorché sostituisce l'attaccante senegalese con Starita, altro ripescato di giornata. Ahmed sembra ormai intristito e il suo contributo alla causa non può che risentirne. Cruz. Ci piace. In Calabria alcuni elementi biancazzurri sembrano un po' sulle gambe, forse per via degli impegni ravvicinati e dell'enorme sforzo fisico profuso 4 giorni prima contro la Juve Stabia, tra questi anche l'attaccante brasiliano, che ha comunque il merito di tenere in scacco da solo la regina. Se non fosse per lui, non si vedrebbe neanche l'ombra di un tiro verso la porta. La tifoseria andriese. Ci piace. I 40 fedelissimi presenti al Granillo si sono sobbarcati l'ennesima interminabile trasferta per supportare la squadra del cuore. Speravano in una vittoria o quantomeno in una partita godibile. Non hanno visto né l'una né l'altra. E allora, un po' di spettacolo, l'hanno offerto loro sugli spalti, irriducibili. Daniel, vogliamo parlarne un po' della presenza costante dei tifosi al vostro fianco in tutto il campionato, quindi non soltanto nelle gare in casa ma anche in quelle esterne? Beh, sicuramente nelle gare in casa ci danno una grossa mano perché si fanno sempre sentire, sono in tanti, e poi quando vai fuori casa, magari anche lontano come è successo l'altro giorno, fa piacere vedere comunque un po' di tifosi e ti mette anche più responsabilità magari. Francesco, allora abbiamo un quarto d'ora di tempo, cerchiamo di ottimizzarlo. Le ultime domande da casa sulle partite precedenti o su Daniel, perché poi dobbiamo dedicare gran parte del tempo al derby con Lecce. Allora, una domanda riguardante Fal, visto che ne abbiamo parlato a proposito dei non ci piace. Chiaramente a me dispiace poi quando devo dare il non ci piace a un ragazzo che sicuramente si impegna ma che non riesce a rendere per quanto vale. Cosa sta succedendo a sto ragazzo? Perché è così frenato? Noi ricordiamo un Fall che era un buon giocatore, soprattutto quando giocava a Barletta. Quest'anno cosa gli sta succedendo? Beh, quest'anno era partito bene, secondo me. Poi ha avuto un piccolo infortunio che l'ha tenuto un po' fuori. Adesso si è ripreso da poco e diciamo che è rientrato nella gara non facile per gli attaccanti, trovando due difensori molto rocciosi. Chi vince il campionato? Secondo me il Matera. Perché? Perché quando ho giocato contro Lecce ancora non ho giocato, però il Matera mi sembra molto, molto organizzato. E allora io comincerei l'analisi del prossimo match, quello con il Lecce. Si chiude il girone di andata, si chiude nella maniera più esplosiva possibile, perché l'Andia affronta un derbissimo
contro la capolista. Un po' si è rovesciato il calendario dello scorso anno, perché l'anno scorso il Lecce era stata la prima avversaria del campionato, guarda caso la prima ad essere punita da Daniel Onescu, perché tu hai fatto l'esordio con la maglia della Fidelis segnando un gol a Lecce. Ci stai pensando? Sì, è un ricordo indimenticabile, soprattutto per come è andata la partita. Abbiamo visto anche recentemente che è successo un'altra cosa simile di un'altra squadra, quindi speriamo di farlo anche noi in casa sabato. Ma è pronto un altro trenino, visto che tu sei un esperto di esultanze particolari? Potrebbe essere pronto un altro. Ma al di là, diciamo, delle cose che riguardano il corollario, andiamo alla sostanza della partita. Partita davvero difficile, ma adesso, a parte gli scherzi, stiamo parlando di un'autentica corazzata, di una squadra fortissima che ha un reparto avanzato molto molto competitivo. Sì, è una squadra molto forte, soprattutto in attacco. È il discorso di prima, non dobbiamo concedergli neanche un'occasione, perché alla prima occasione potrebbero far gol. Il mister loro è molto bravo, ho avuto la fortuna di averlo per qualche mese, così come Torromino, che è un ottimo giocatore. Però secondo me dipende molto da noi. Se scendiamo in campo come abbiamo fatto ultimamente, soprattutto in casa, secondo me dura anche per loro. Bisogna temere soprattutto il tandem d'attacco, o è un po' tutto il Lecce che incute timore? Ma timore, diciamo, perché sono primi in classifica. Però dopo, quando inizia la partita, per noi sono come se fosse un'altra squadra, non importa. Quanto vi darà dal punto di vista della carica l'idea che si tratta, insomma, di una partita molto molto sentita da parte della tifoseria andriese? Beh, sicuramente ci aspettiamo tanti tifosi allo stadio che ci danno una grossa mano, e ci responsabilizza di più anche a noi. Però ripeto, quando inizia la partita, che sia il Lecce o che sia un'altra squadra, a noi non cambia tanto. Naturalmente sei libero di fare tutti gli scongiuri del caso, però quest'anno con le pugliesi non è andata benissimo per la Fidelis, anche se l'ultimo derby con Francavilla quantomeno è arrivato un pareggio proprio alla fine. Insomma, i precedenti derby non sono stati molto fortunati. Ci pensate a questi numeri? No, sinceramente no, però adesso che mi hai ricordato ti dico, non posso andare tutti male. Quindi... Francesco? C'è un amico che si chiama Francesco, tanto per cambiare, che si proietta già sulla partita di Foggia e chiede: inizialmente questa gara, come tutto il turno di campionato, era previsto per il 26 dicembre, poi è stato anticipato al 22 perché il 26 è un giorno festivo. Avreste preferito giocare il 26 anche in un giorno festivo, ma con uno stadio probabilmente più pieno di quanto sarà forse il 22 alle 16:30? Ricordiamo, si gioca di giovedì, quindi un turno infrasettimanale. Io spero ci sia tanta gente anche di giovedì. A noi non cambia niente, giocatori, perché comunque... Qualcosa potrebbe cambiare, perché giocare il 26 e il 29 forse non sarebbe stato il massimo per voi, visto che poi bisogna affrontare anche la lunga trasferta sì, di Catania. Esatto, però avrebbero giocato anche loro il 26 e il 29, quindi sarebbe stato alla pari, perché comunque il 26 faremo allenamento sicuramente, quindi dal punto di vista nostro non cambia niente. Magari per i tifosi sarebbe stato meglio giocare il 26 in giorno festivo. Ci sono ancora domande, Francesco? No, ne faccio io una, anche se facciamo un passo indietro. Quando Favarinti ha chiesto di giocare centrale difensivo contro il Fondi, che reazione hai avuto? No, gli ho detto, non hai battuto ciglio. Gli ho detto: mister, durante la settimana provo, faccio tutti gli allenamenti, poi a fine settimana sarà lei a dire mi fido o vedo che non va. Si è fidato. Alla fine si è fidato ed è andata bene. Felice? Alla luce, diciamo, delle grandi squadre che avete affrontato, adesso affrontate il Lecce, secondo te affrontare questa squadra, preparare questa gara, è più un fatto tecnico o più un fattore mentale, no, che incide su questa partita?
Sicuramente in settimana dobbiamo provare le cose tattiche, perché sennò dopo magari rischi di fare una partita dove se ti mettono in mezzo. Però è fondamentale il fattore mentale. A proposito della partita con il Lecce, sono arrivate anche delle richieste da parte dei tifosi di chiarimento sulla giornata biancazzurra. Puntualmente l'ufficio stampa della Fidelis ha risposto, e ha risposto sia sulla nostra pagina Facebook, ma lo facciamo volentieri anche in trasmissione per cercare di aiutare tutti a capire come far valere il diritto di prelazione per quanto riguarda la prossima gara. Lo ripetiamo, è una giornata biancazzurra, quindi pagheranno tutti, anche gli abbonati. Agli abbonati è riservato un diritto di prelazione sul posto che abitualmente occupano durante il campionato. Come si può esercitare? Andando esclusivamente al botteghino dello stadio degli Ulivi e quindi non alle altre rivendite, con il proprio abbonamento, e questo è importante perché bisogna portare con sé l'abbonamento, e il posto che già viene assegnato a quella persona durante il campionato con il suo abbonamento sarà riservato anche in questa partita. Chi non dovesse esercitare questo diritto di prelazione perché magari decide o è impossibilitato a vedere il derby, sappia che insomma il suo posto comunque non sarà sbloccato, non sarà occupato da altri. Il posto può essere sbloccato solo dalla persona interessata previa la presentazione dell'abbonamento al botteghino dello stadio. Spero di essere stato chiaro, quindi insomma chi vuole può esercitare questo suo diritto nella modalità che abbiamo appena spiegato. Ma ritorniamo alle questioni tecniche. Daniel, avrete già dato uno sguardo a Lecce, è comunque una squadra che tutti conoscono. Cosa ti piace di questo Lecce in particolare, e cos'è una delle possibili ragioni del suo primo posto in classifica? Secondo me una delle ragioni del primo posto in classifica è la rosa molto completa e di giocatori forti, cioè se manca uno, chi lo sostituisce è comunque un giocatore molto forte per la categoria, e secondo me è questa la ragione. È un derby, una partita molto sentita, questa volta vale tanto anche per la classifica, non soltanto per il Lecce ma anche per l'Andria, che sta cercando di rendere sempre più appetibile la sua classifica. Anche questo serve a rendere ancora più affascinante questa sfida. Sì, certamente, noi ce la metteremo tutta per vincere, per la classifica, ma soprattutto per continuare il momento positivo e per noi stessi, perché comunque vorrebbe dire vincere contro una squadra sulla carta più forte di noi. Francesco. Daniel, tu non sei un attaccante, però sei comunque il capocannoniere stagionale della squadra con 4 gol, 3 in campionato e 1 sì. In Coppa Italia, giusto? Qual è tra i gol che hai segnato quest'anno quello che ti ha gasato di più? E poi, espandendo il discorso, tra tutti quelli che hai segnato in questi 2 anni, perché ne hai segnato qualcuno anche l'anno scorso, qual è quello che ti è rimasto nel cuore? Sicuramente il primo a Lecce mi è rimasto nel cuore, ma perché era il primo con la maglia dell'Andria. Però diciamo che è stato bello anche il 2-0 al Martina Franca l'anno scorso, chiudendo la partita. E quest'anno forse quello più bello è quello del Melfi, perché è servito a vincere la partita. Daniel, subito dopo Andrea Lecce ci sarà Andrea Foggia, insomma un'altra partitina niente male. Ci state pensando o riuscite davvero a pensare partita per partita? Si riesce a pensare partita per partita come voi normalmente dite, o si cerca di abbinare le due possibilità in casa, perché il calendario è stato veramente strano con l'Andria, 2 derbissimi, uno di seguito all'altro, tutte e due in casa? Ma pensiamo una partita alla volta, anche perché direi che basta pensare a Lecce, no, non è una squadra facile, diciamo, quindi basta pensare a Lecce, poi vedremo di pensare all'altra squadra.
L'Andria non dovrebbe avere grossi problemi, soprattutto di natura disciplinare, lo diciamo perché subito dopo la partita con la Regina si era diffusa la voce che Piccinni poteva essere squalificato, indotta probabilmente dalla reazione di Marco, che si è un po' disperato all'ammonizione. Per fortuna non era così, lui è semplicemente andato in diffida, forse si è reso conto di aver preso una ammonizione che si poteva evitare. Quindi almeno da questo punto di vista l'Ande può contare sui suoi effettivi. C'è qualche giocatore alle prese con qualche acciacco. Hai notizie per esempio di Pietro Cianci? Sai per quale motivo all'ultimo momento non ce l'ha fatta a giocare a Reggio? Se è stato soltanto un riposo precauzionale proprio in vista dei due derby, o se può essere a rischio anche per le prossime gare? Ma io so che aveva sentito un fastidio, quindi per non rischiare non ha giocato, e adesso farà le visite per vedere se è una cosa, magari un infortunio o era solo un fastidio. Quindi diciamo ancora qualche dubbio c'è sulla sua presenza, probabilmente sarà importante verificarlo domani alla ripresa degli allenamenti. Possiamo già escludere la possibilità di una ripresa per gli altri, anche se so che Mancino era vicino al, non dico al rientro, ma a rientrare nel gruppo. Sì, sta lavorando a parte, non lo so se già questa settimana rientra con la squadra, però sta lavorando a parte e sta sempre meglio. Ci avviamo alla fine di questa puntata. Cosa ti aspetti, che tipo di gara ti aspetti dal derby? Sarà soltanto un derby basato sull'agonismo o pensi che si possa vedere anche del bel calcio? Ma spererei solo un derby basato sull'agonismo, perché magari se ci mettiamo sull'agonismo siamo più forti, però basta portare a casa più punti possibili e sono contento. Francesco, concludo con te con una tua osservazione, poi naturalmente possiamo ritenere conclusa la trasmissione. Sì, prima dell'osservazione devo dire che su Facebook si è scatenato un dibattito tra le esultanze di Daniel. Qualcuno vuole che tu faccia il trenino, qualcuno vuole che tu faccia il motorino nelle prossime occasioni in cui andrai a segno. A parte questo, vabbè, la mia domanda è questa. Tu hai solo 23 anni, giusto? Sì. Ti consideri comunque, nonostante la giovane età, un leader di questo gruppo? Di sicuro lo sei in campo, lo sei anche nello spogliatoio. Beh, in campo sicuramente siamo un po' di ragazzi, diciamo, chi magari richiama di più e di meno. Nello spogliatoio, diciamo, è uno spogliatoio bello, tra virgolette, quindi sono un po' tutti che fanno divertire tutto. Poi quando c'è magari bisogno di richiamare un po' l'attenzione, siamo 5-6 ragazzi che sono un po' più adatti, diciamo, a questo. E allora, noi siamo pronti per quello che è il consueto rito di ogni puntata. Dobbiamo far firmare il pallone Fidelis Andria ai nostri ospiti, lo ricordiamo, la Givova, il negozio Givova di Andria ha deciso di mettere questo pallone a fine stagione all'asta, un'asta di beneficenza, e il ricavato andrà ai terremotati di Amatrice, e con vero piacere noi lo facciamo firmare ai nostri ospiti. Stavolta tocca a Daniel Onescu. E mentre Daniel firma il pallone della Fidelis Andria, noi possiamo ritenere chiusa anche questa 14ª puntata, ricordandovi che ci avviamo verso un ciclo di gare un po' particolari. Noi sicuramente ci ritroveremo lunedì prossimo qui per commentare il derby con il Lecce, ma vi ricordo anche che le prossime gare successive al derby saranno di giovedì 22 e giovedì 29, e quindi noi andremo in onda di venerdì in via del tutto eccezionale. Saremo qui anche durante le festività natalizie per rimanere con voi, per cercare di analizzare il campionato della Fidelis. È tutto per questa trasmissione, ma prima di congedarvi voglio
salutare i nostri ospiti e comincio naturalmente da Daniel Onesco, che ringrazio per la sua consueta disponibilità. Grazie a voi, buonasera. Ringrazio e saluto Francesco Martucci. Buonasera a tutti. E ringrazio Felice, che mi auguro di riavere nostro ospite in un'altra delle prossime future. Grazie a voi. Bene, proprio tutto, l'appuntamento è sempre per lunedì alle ore 21 sul canale 17 di Telesveva. Buonasera.